Il centro storico raccoglie in sé l'incanto architettonico dei suoi monumenti, dalla splendida cattedrale alla chiesa di San Sebastiano o ancora dalla tipicità del quartiere arabo all'armoniosità della piazza Garibaldi, che sullo sfondo lascia intravedere la chiesa di Sant'Agata al Collegio. Un bellissimo cuore pulsante, dunque, dove si sono concentrate negli anni molte attività commerciali e lì dove però qualcuna ha chiuso i battenti. Negli ultimi tempi il centro storico è stato un tema molto dibattuto, secondo alcuni commercianti che quotidianamente fanno i conti con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi economica, ci sarebbero infatti delle criticità legate al centro storico di Caltanissetta, che vanno dalla sicurezza per i cittadini alla questione traffico. Il problema nostro, secondo me, dei commercianti del centro storico è che siamo completamente un decentro, non è un centro storico. Cioè, secondo noi questo è un paese, c'è paese basso e paese alto. Molte persone hanno motivo di venire qua, perché non c'è motivo di venire, perché è abbandonato da tutti. Noi, io chiedo in nome, penso, di tutti che la pensano forse come me, che bisognerebbe amare un po' più il centro storico, a partire dal sindaco o da tutti quelli che l'amministrano, cercare solamente di curarsi un po' questo posto che è abbandonato da tutti. E io penso che anche la gente piano piano comincerebbe un po' più a apprezzarlo, a differenza di qualcuno che non ha motivo di scendere perché non c'è completamente rispetto in questa zona. Penso che abbiamo tutti dello stesso problema commerciante. Stiamo per chiudere perché non lavoriamo più nessuno, perché le persone non hanno soldi neanche per la spesa, non arrivano a fine mese, non comprano merce. Siamo qua per chiudere, di pagare solo le tasse che non ne possiamo più. E fra non molto forse chiuderò pure io, anche a malincuore, ma purtroppo è così. L'esigenza sarebbe innanzitutto dare in qualche maniera un senso di più sicurezza proprio per le famiglie che vogliono passeggiare magari ora nel periodo estivo. Anche nella parte pedonale del centro storico. I problemi che noi affrontiamo quotidianamente sono le persone che ci vengono a trovare e ci dicono sempre la stessa litania, cioè che non possono arrivare in centro in quanto il traffico che incontrano dalla questura ad arrivare qua è molto intenso, parecchie volte ci sono parecchi ingorghi, non riescono a venire in un tempo utile. Di conseguenza noi non riusciamo ad espletare il nostro lavoro come si espleta nell'altra parte della città.